Bella a tutti ragazzuoli e benvenuti in questo nuovo video, sono Maullo941 e oggi siamo tornati su Undertale. Signori, da poco ho scoperto nei commenti, avete scritto che questo omino burattino è una femmina, signori. Quindi dobbiamo trovare un soprannome, anche perché non ho letto da nessuna parte il suo nome. Quindi mi serve un soprannome per questo omino burattino, signori. Quindi sbizzarritevi nei... aspettate che abbasso un attimo l'audio che mi sta scoppiando le orecchie. Sbizzarritevi nei commenti, fatemi sapere come potremmo chiamarla questa signorina, questa cinesina, questa non so. Fate voi, sbizzarritevi signori. Prima di partire col video io però vi ricordo di iscrivervi al canale. Vi ringrazio per i like, per i commenti e per i suggerimenti che mi date, per il supporto che date a questa serie. Vi ricordo di seguirmi su Instagram, dove mi trovate come Maullo941, soprattutto perché nelle stories vi informo sulla programmazione dei video che usciranno sul canale e sulle live che faccio sia su questo che sull'altra piattaforma, ovvero quella viola. Infatti vi ricordo di seguirmi anche su quell'altra piattaforma, nel quale ci possiamo trovare per giocare anche assieme. Detto questo, partiamo con il video. Ok, l'ultima volta eravamo rimasti qui, signori. Avevamo appena salvato. Qui che io devo un attimino. Ah, vedi, c'è un topo, vero? Cioè, pensavo fosse un bug, invece c'è. Mi sa che c'è un topo. Aspetta, formaggio. Questo formaggio è rimasto qui da molto tempo. Mi sa che puzza, è incollato al tavolo. Ma che schifo! E lo possiamo scolare in qualche maniera? Oggetti. Mostro caramella. Ma mostro una caramella che era, scusatemi. Ma come faccio a fare? Usa, info. No, va bene. Ciao topo. Ci vedremo forse in un futuro molto lontano. E il formaggio non me lo fa prendere. Ed è incollato. Ma che schifo. Basta, l'ho capito. Va bene, lascialo lì. Non lo voglio il formaggio incollato. Andiamo via, signori. Cos'è? Un fantasma schiacciato. È passato in autostrada e il fantasma. E quindi? Mi sono perso qualcosa, signori. Non. Già inizia a diventare complicato. Perché non riesco a passare? Z è una zanzara. Z se n'è già andato. Z. Il fantasma continua a dire z ripetutamente, fingendo di dormire. Lo sposti con la forza? Certo. Ecco Nap Stallblock. Porca miseria. Parliamoci. Nasblock. Rallegra. Hai sorriso pazientemente a Nasblock. Eh? Perché? No, sta piangendo, va bene. Mamma mia che pianto acido che c'ha. Bello così, Nasblock sembra stare un po' meglio. Che simpatico, dai, di nuovo. Rallegra. Hai detto una battutina a Nasblock. Sta ridendo, signori. Ora me la sento proprio, mi spiace. Ora non me la sento proprio, mi dispiace. Rallegare sembra aver migliorato l'umore di Nasblock. Dai, ancora, signori. Rallegra. Fammi provare. Oh, sta piangendo verso l'alto. Io chiamo Gentleblock. Ti piace? Ma sono tutti pazzi in questo gioco. Nasblock aspetta con ansia la tua risposta. Nasblock. Rallegra ancora. Oh cielo. Mio marito! Di solito vengo alle rovine perché non c'è nessuno. Ma oggi ho conosciuto una persona simpatica. Dai, è andata bene. Ci siamo fatti un amico finalmente. Parlo di nuovo a Vanver. Basta che ti levi, mi tolgo di in mezzo. Oh, bravo. Basta che ti levi dalle scatole. Andiamo verso la stanza oscura, signori. Oh no, un ranocchio. L'hai mancata. Svendita di ragnoforno in basso a destra. Venite a mangiare il cibo fatto dai ragni. Per i ragni con i ragni. Ma che schifo. Ciao ranocchio. Cra. Sig. Il mio amico non mi ascolta mai. Quando parlo, salta quello che dico premendo X. Esatto. Premendo X. Ma con X non si fa niente. Lo sto premendo, signore. Non si fa nulla. Oh. Non anche tu. Non cra. Ho sentito che usare F4 può darti il full screen. Per cosa sta F4? 4 frasche? Va bene, che certe rane tendono a saltare di palo in frasca. Di palo in frasca, ma è davvero preoccupante a volte. Ma tutti io li devo incontrare quelli strani. Cra. Ho sentito che sei piuttosto misericordioso per un umano. Di sicuro ormai saprai che il mostro ha il nome giallo quando puoi risparmiarlo. Che ne pensi? Molto è utile e brutto. È davvero piuttosto utile. Ricorda, risparmia vuol dire
che non lotterai. Forse un giorno dovrai farlo anche se il nome non è giallo. Va bene, Drin. Taurus, Red Bull. Mi ha chiamato Red Bull, signori. Ho appena realizzato che da un po' di tempo che non riordinavo. E a me, dammi che vuoi, anch'io devo spolverarmi la stanza. Ma non è che ti telefono ogni due minuti. Non mi aspettavo di avere compagnia così presto. Probabilmente ci sono molte cose in terra qua e là. Puoi raccoglierle? Ma non prendere più di quanto non serva. Un giorno potresti vedere qualcosa che vuoi davvero. Vorrei lasciargli spazio nelle tue tasche. Vorrei lasciargli spazio. Ma questa parla. Ma di che stiamo a dire? Ma anch'io ho una stanza da sistemare. Ma non venga a rompere le scatole a te. C'è solo un interruttore. E lo puoi premere? No, no, no. C'è solamente un interruttore. Lì, di lì si casca. E dove sta l'interruttore? Si sono fregati gli interruttori, signori. Dov'è l'interruttore? Ma porca miseria. Vegatoide esce dalla terra. E chi se ne frega? Vegatoide. Signori, ho sbagliato a cliccare. Uccidiamo Vegatoide. Coltivato molto localmente. Non ho visto il nome giallo, quindi penso che a lui lo dovessi comunque. Aia! Maledetto che non sei altro. Ridacchia velocemente. Posso fare qualcosa? Aspettate. Agisci, Vegatoide. Parla. La pietà non... Le piante non parlano. Maledetto bastardo che non sei altro. Ma te la do diretto in testa. Altro che... Così impari. Fresco sapore mattutino. Questo è proprio... Questo... No, 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 no. Dai, è così. Vegatoide, è stato un piacere. Tornatene dal tuo paese e vaffan... Guarda, 6 punti esperienza, una moneta e aumento di love. Scusate signori, ma dove sta l'interruttore? Ok. Cos'è? No, ma porca... Ma chi me l'ha fatto fare di colpire al Vegatoide? In testa, dritto per dritto. 32, porca miseria. Occhio, occhio agli ortaggi. Occhio agli ortaggi. Quando si dice che la frutta fa male, signori. Quando si dice che la frutta... Sono morto, signori. Sto a morire. Questo con questi attacchi della frutta apparente mi sta ammazzando. No, 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 no. Sono morto, signori. Sono praticamente morto. Sono rimasti 11 di vita. Daglielo in fronte. Ok. Sì, ma io dovrei un attimino... Sono salito a livello 3, perfetto. Ma dovrei un attimino... Via, via, velocemente. Ho capito dove è l'interruttore. Spero... Ok. Dai così, dai così. Ce l'abbiamo fatta, forse. Se non spunta un altro Vegatoide... Ok. Quindi... Ora che dobbiamo fare? L'altra porta non è un'uscita, segna solo una rotazione di prospettiva. E un interruttore, lo premi? Sì, non è successo niente. L'altra porta è un interruttore, lo premi? Sì, non è successo niente. Che cazzo non ci mettono a fare l'interruttore se non serve a niente? Questo te pure, è un interruttore, lo premi? Sì, non è successo niente. Beh, non pagano la luce, signori, qui non pagano la luce. Ok. Qui cosa c'è scritto? Se riuscite a leggere, pigiate l'interruttore blu. No. Chi sono questi cazzarola di cosi? Un paio di sguardox. Gli sguardox hanno deciso di darti addosso. Pietà. Fuggi. Signori, non posso combattere con tutti. Sono praticamente morto. Dove sono finito? Devo premere l'interruttore blu, ok. È un interruttore, lo premi? Sì. Non è successo niente, va bene. Ma è l'unico interruttore blu che c'è, signore. Non vedo altri interruttori blu. E lì non si va da nessuna parte. Proviamo questo. No, e siamo cascati di nuovo. Voi vedete interruttori blu, signori? Io non ne vedo interruttori blu. La cosa mi preoccupa. Sposta questo. Questo si possono spostare le colonne? No. No, le colonne non si possono spostare. Però di qua possiamo passare. E un interruttore, lo sapevo. Lo premi? Sì. Senti un click, mannaggia, lo sapevo. Hai notato l'interruttore blu dietro al pilastro in cima? Non ho notato un cavolo. Mi sono ricordato che ha detto che è un cambio di prospettiva. Quindi qua che sta di... Se riuscite a leggere, pigiate l'interruttore rosso. L'interruttore rosso lo vedo. E un interruttore, lo premi? Sì. Ok. Il gioco degli interruttori sta funzionando, signori.
Dove sta il cartello? Se riuscite a leggere, pigiate l'interruttore verde, che sarà sicuramente qua dietro. No, non è qui l'interruttore verde. No, ma che paranoia, mi devo rifare tutte le stanze. Dai, dai, corri, corri, zia, corri, corri, zia. Dai, 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 veloce, 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 veloce. L'interruttore verde. Allora, qui c'è il blu. Di là siamo cascati, in teoria deve essere qua dietro. È un interruttore, lo premi. È un interruttore, non mi ha detto che colore. Senti un click, ok. Abbiamo trovato l'interruttore verde. Quindi io sto girando a casa, signori. Vorrei trovare un punto di salvataggio. Che cazzo... Oh cielo, ci è voluto più tempo di quanto pensassi. Oh, è arrivato a Red Bull. Ma chi sta chiamando? Come sei arrivato qui, tesoro? Sei ferito? Sì, abbastanza. Ti guarisco io. Ah, grazie Red Bull. Non avrei dovuto lasciarti solo così a lungo. Lo penso anch'io. È stato irresponsabile cercare di sorprenderti così. Beh, suppongo di non poter più nascondere. Vieni, piccolo. Questa si fuma. Ho la conferma. No, fermi signori. Allora, salviamo ed è stato un piacere. Dai, è così. Abbiamo salvato, signori. Non so dove ci vuole portare Red Bull, ma noi abbiamo fatto il tranello dell'interruttore. Lì ci siamo divertiti con l'interruttore. Abbiamo scoperto dei mostri nuovi che ci stavano quasi per ammazzare, però siamo sopravvissuti. Signori, io per questo video mi fermo qua. Ricordo a tutti di lasciarmi un possibile soprannome da dare al nostro omino qui cinese, che secondo me è cinese, però per quanto questa sia una femminuccia cinese sicuro. Detto questo, vi ricordo di iscrivervi al canale, vi ricordo di lasciare like, commenti e suggerimenti, vi ringrazio per il supporto. Detto questo, signori, ci vediamo sempre qui sul canale per un prossimo contenuto. Bella raga, ciao!